Questa settimana a Saggi Letterari è tornata Ottavio Navarra. Ecco cosa ci ha raccontato l'editore. Oggi la Navarra Editore compie 3 anni di attività a Palermo. Come avete deciso di festeggiare? Ripetiamo un appuntamento che già abbiamo fatto l'anno scorso, che è stato accolto molto bene, cioè facciamo una grande festa con tutti i nostri scrittori, giornalisti, amici, associazioni, personalità del mondo della cultura e tanti amici che vorranno unirsi a noi nel raccontare questo lavoro di quest'ultimo anno, le novità imminenti della nostra casa editrice e evidentemente festeggiare i vincitori del concorso nazionale letterario Giri di Parole. Domani sera faremo tra l'altro anche un annuncio molto particolare, cioè che da gennaio del 2011 tagliamo un traguardo per noi molto ambizioso, ce l'abbiamo fatta, e cioè la Navarra Editore sarà distribuita in tutta Italia, in tutte le librerie italiane. E durante la serata verrà presentato anche il romanzo vincitore del vostro concorso letterario che accennavi prima. Puoi parlarci un po' del romanzo? Intanto saranno presentati sia il romanzo sia l'antologia, e il romanzo è un romanzo molto interessante di Francesca Picone, che si intitola Primicella. Devo dire che ha intanto un doppio merito: è stato il vincitore assoluto del concorso e anche il vincitore della giuria dei giornalisti che abbiamo costruito quest'anno, quindi diciamo ottiene un doppio riconoscimento. Questo a conferma della qualità del testo. È la storia di questa ragazza che ha un vissuto familiare molto particolare e attraversa questa vita in relazione con questa comunità che diventa un suo punto di riferimento. Il testo è tutto da scoprire, ha dei punti anche narrativi molto interessanti e soprattutto dentro la storia c'è un pezzo del nostro paese. Un giovane avvocato romano in preda alla sua incontinenza psicosomatica ed un fidanzato tirannico, un vecchio papa che non riesce ad abbandonare la vita in preda ad atroci dubbi di fede, un cane husky dal nome Dolore e infine un misterioso delitto. Questa lunga serie di contraddizioni e nonsense sono gli ingredienti di Escluso il cane, romanzo di Carlo De Amicis, edito da Minimum Fax, vincitore del premio Criterion 2007. È la storia di Marcello Artiglio, avvocato gay della capitale, che si trova a dover difendere il proprio medico curante, accusato di un orribile delitto. Artiglio, alle prese con le indagini e con il processo, vive tra mille sventure in una Roma caotica e chiassosa, perennemente accompagnato da Dolore, cane dal nome emblematico. De Amicis, con una scrittura rapida e ironica, trascina il lettore nella vita di Artiglio, fatta di esilaranti episodi comici e vere e proprie tragedie quotidiane, che appartengono, almeno un po', anche alle nostre esistenze. Un progetto che dà nuova vita alle biblioteche scolastiche. E questa è l'idea della casa editrice romana Sinnos Editore, con i libri Spediamoli a scuola. L'iniziativa sostiene la battaglia culturale che conducono quotidianamente insegnanti, librai, editori e in genere tutti coloro che cercano di far appassionare più piccoli al mondo della lettura e dei libri. L'obiettivo è quello di investire nelle biblioteche scolastiche, renderle luoghi di incontro e di condivisione, in cui i bambini hanno la possibilità di sfogliare non solo vecchi libri, ma anche le novità più interessanti del panorama della letteratura giovane. Fondamentale è il coinvolgimento dei genitori e in generale dei cittadini, che diventano dei veri e propri azionisti delle biblioteche scolastiche. È possibile contribuire a creare o ad arricchire le biblioteche recandosi nelle librerie che aderiscono al progetto e scegliendo i testi presenti nelle liste elaborate dai referenti delle biblioteche scolastiche e dai librai. In un periodo in cui si investe sempre meno nell'istruzione e nella cultura, il progetto svolge una vera e propria funzione politica, coinvolgendo quella fetta di cittadini che crede che il miglioramento di una società possa partire anche da queste piccole azioni. Per saperne di più e conoscere le librerie che hanno aderito all'iniziativa, collegatevi su www.sinnoseditrice.org. Prende oggi il via l'ottava edizione del Pisa Book Festival, fiera della letteratura indipendente che vedrà protagonisti 156 piccoli e medi editori. Per 3 giorni la cittadina toscana diverrà meta di appassionati e professionisti dell'editoria, ma anche una bella vetrina per tutti i testi generalmente fuori dai circuiti distributivi. In programma una serie di dibattiti, seminari e tavole rotonde, conditi da invitati di eccezione: Vincenzo Serami, Gianluca Favetto, Michela Murgia e Marzia Teofilo, la poetessa candidata al Nobel. Tra le novità di questa edizione c'è la borsa del libro, tavola rotonda con alcuni centri per la promozione del libro per parlare di contributi alla traduzione e presentare nuovi titoli ancora inediti in Italia. Non mancherà lo spazio per i piccoli, con un intero salone dedicato all'editoria per l'infanzia. Oltre all'esposizione dei testi, saranno disponibili per i piccoli lettori diversi laboratori per tutte le fasce d'età.
Debutta nell'edizione 2010 Il mondo dell'illustrazione per l'infanzia, con una mostra legata al concorso per illustratori esordienti organizzato in collaborazione con Bibiana, la Biennale dell'Illustrazione di Bratislava e il Museo della Grafica di Pisa.